Amici telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, 20 maggio, Crispiano in fiore, una tre giorni in cui veramente Crispiano, come al solito, ha voluto fare le cose in grande e si celebra la primavera, si celebra una città che è in fermento, in crescita, attraverso questa iniziativa davvero encomiabile. E per questo Polifemo ha voluto rendere omaggio alla terra delle 100 masserie. Beh, dobbiamo salutare gli ospiti, ne abbiamo tanti e rappresentano davvero tanti spaccati, tanti settori di una Crispiano vincente. A cominciare da quello che, secondo me, l'ho già detto e lo ripeto, per me, con tutto il rispetto per gli altri colleghi sindaco, è il migliore sindaco di Taranto e provincia, il dottor Egidio Ippolito, sindaco di Crispiano. Buonasera. È l'anima, come dire, vincente, l'anima creativa di Crispiano, una macchina da guerra proprio. Andiamo a salutare ancora Antonella Miccoli, consigliere comunale di Crispiano, delegata alle attività del commercio e dello spettacolo. Buonasera. Anna De Marco, guida turistica del comune di Crispiano. Buonasera. Il dottor Giancarlo Argese, presidente del consiglio comunale di Crispiano, aggiungo amico da 25 anni. Quanto tempo, Giancarlo? E poi ancora il presidente dell'associazione Bici Avventura, Alberto Izzo. Buonasera. E dulcis in fundo, last but not least, Massimo Pizzolei, è il titolare della ferramenta Pizzolei che ci sta ospitando questa sera. Vedete questa bella ferramenta che ha una sua parte retrostante, una sorta di giardinetto con una struttura lignea bellissima, e vedete abbiamo proprio dei fiori che vogliono riprodurre proprio simbolicamente l'evento di Crispiano in fiore. Quindi uno sforzo da parte di Massimo Pizzolei, che ha voluto attraverso la sua attività imprenditoriale rendere omaggio a questa iniziativa di Crispiano. Ma andiamo subito in medias res e andiamo subito dal sindaco. Sindaco, si potrebbero fare tante domande, ma innanzitutto la fermezza da parte sua e da parte del suo staff di volere questa manifestazione, come è nata, e poi abbiamo visto un coinvolgimento totale proprio. Ecco, vi ringrazio, buonasera. A parte il fatto che è straordinario l'ambiente che Massimo, con tutta la sua famiglia, perché sono due fratelli, hanno portato qui in questa piazza enorme, no? Perché poi siamo in pieno clima Crispiano in fiore, e da oggi per tre giorni vedrete questo ben di Dio. Abbiamo solamente delle immagini che vedete in questo momento per questo ambiente che hanno creato con la loro grande struttura. Io sono veramente emozionato anche tra tanti fiori, anche perché si dice anche che chi ama i fiori ama anche le persone, poi alla fine è così. Grazie Massimo, grazie anche a Franco e le mogli che sono poi le colonne portanti di questa grande struttura che devo dire ha dato anche lustro a Crispiano e che sarà qui appunto per farla vedere a tutti quanti per tutti e tre i giorni, oggi, domani e dopodomani fino al 22 di maggio. Dicevo, sindaco, una iniziativa che veramente vuol promuovere il territorio, esaltarne le bellezze naturali. Ecco, quelle naturali e tra l'altro anche chi poi vive nel territorio, perché in pratica, l'abbiamo sempre detto, noi più volte l'abbiamo ripetuto, un comune come il nostro, insomma, che ambisce a diventare una meta turistica, ma ne abbiamo tutte le credenziali, perché poi tra gli ospiti ci sono quelli che sapranno dire molto più di me, però io, fortunato come sindaco, a vivere questa bellissima realtà delle 100 masserie, dove tutto si muove, perché c'è un concatenarsi di situazioni straordinarie, e ne avete modo stasera di sentirlo in trasmissione, per la quale bisogna essere fieri di amministrare in questo momento drammatico, e credimi, dottor Abate, è una cosa bellissima rappresentare questa comunità. Ed è altrettanto bello venire in questa realtà e pensare che nel nostro sud, nella nostra provincia ionica, con tante difficoltà, con tanti guai, c'è un'amministrazione che ci crede. C'è un sindaco che, sicuramente perché non viene dalla politica, ma viene dal contatto diretto con la gente, tanti decenni alla Pro Loco, hanno creato un legame forte. Allora uno dice,
ma veramente questo sud è una fucina di idee quando si vuole, con tutte le difficoltà che purtroppo viviamo, a dimostrazione che Taranto non è solo Ilva, grazie a Dio. Si può fare. Vedete alle mie spalle ci sono tanti bambini e bambine, tante giovani leve dell'associazione Bici Avventura. Beh, un contatto diretto con la natura, darsi all'attività fisica ed essere anche la speranza del domani, attraverso una mentalità, proprio attraverso una forma mentis di rispetto della natura e dell'ambiente. Passiamo ad Antonella Miccoli, consigliere comunale delegata al commercio e allo spettacolo. Beh, è certamente questa una vetrina, questa di Crispiano in Fiore, che, come dire, dà la stura, dà il là all'estate crispianese, arte e cultura. Certamente questo sarà l'inizio per noi con questo evento Crispiano in Fiore per aprire l'estate crispianese, che è un calendario veramente ricco per quanto riguarda tutte le manifestazioni che verranno poi realizzate da giugno fino all'11 settembre. E quindi anche in funzione della nuova piazza che insomma è pronta, faremo un'inaugurazione e la cosa più bella quale può essere festeggiare con i fiori. In questa occasione, oltre ai fiori, i fiori non sono visti soltanto come fiore, ma bensì c'è l'arte, c'è la musica, ci saranno pittori, artisti di strada, decorazioni, delle sculture realizzate addirittura con i fiori. Quindi insomma io credo che valga veramente la pena trascorrere 3 giornate con noi qui a Crispiano. E passiamo ad Anna De Marco, guida turistica del comune di Crispiano. Beh, indubbiamente questa iniziativa moltiplicherà, aumenterà i flussi turistici, ma è una delle tante iniziative, perché i percorsi sono appunto i percorsi turistici, sono in piena attività. Ecco, siccome è il bello della diretta, abbiamo qualche piccolo che è qui, che non spegne il telefonino. Se non spegnete il telefonino, noi non ci capiamo niente. Andiamo avanti. Allora, sicuramente questa manifestazione accrescerà il numero dei visitatori. Devo dire che noi stiamo lavorando bene con tantissimi gruppi che specialmente in questo mese, ma non solo in questo mese, visitano il nostro territorio, che è un territorio ricco di eccellenze. La visita guidata nelle masserie è veramente un percorso di storia, di cultura, di architettura, di bellezze paesaggistiche. Noi abbiamo messo a punto una serie di percorsi turistici tematici che mettiamo a disposizione dei visitatori, addirittura li personalizziamo proprio in base a quelle che sono le loro richieste o esigenze. Devo aggiungere anche che dal dicembre 2015 siamo proprio territorio delle 100 masserie, destinazione turistica di eccellenza, destinazione turistica di eccellenza per il turismo e la gastronomia. È una segnalazione che ci ha dato l'Unione Europea, cioè noi abbiamo partecipato a un bando e siamo risultati anche vincitori, per cui è un valore assolutamente aggiunto a quello che noi da tanti anni comunque facciamo e promuoviamo. Mi piace anche sottolineare che visite guidate significa anche conoscenza non solo delle strutture ma anche di quelli che sono i prodotti tipici. Quindi l'enogastronomia. L'enogastronomia, no? E mi piace anche dire di eccellenza, perché di questo si tratta. E poi le visite guidate permettono poi una serie di servizi aggiuntivi che Consorzio 100 Masserie, 100 Masserie in Tour e tutti quelli che operano sul territorio poi offrono. Quindi parliamo anche di visite guidate in carrozza, di percorsi a cavallo, di bici avventura, c'è qualcuno che parlerà di questo, quindi di percorsi in bici, di organizzazione di eventi, quali possono essere i matrimoni. Ci sono stranieri che vengono a celebrare i loro matrimoni nelle nostre aziende, questo ci fa enormemente piacere, e quindi tutto questo messo insieme valorizza ancora di più il nostro territorio. Io sono profondamente convinta, ma da sempre, di vivere sicuramente in un territorio ricco di eccellenze. Bisogna crederci però, ecco, bisogna crederci tutti, in modo che tutti poi insieme promuoviamo
mi piace ancora sottolineare, le nostre eccellenze. Benissimo. Grazie. Giancarlo Argese, il dottor Giancarlo Argese, presidente del Consiglio Comunale di Crispiano. Questa iniziativa si staglia in una riqualificazione del comune di Crispiano. Pensiamo per esempio alla piazza, una piazza tirata a lucido, tirata a nuovo, rifatta. Ecco, un'iniziativa che si staglia, come dire, rappresenta quasi il culmine di un comune che è diventato un cantiere per le tante iniziative che non rimangono peraltro fini a se stesse, ma che hanno una ricaduta, perché ci sono anche dei riconoscimenti europei per Crispiano. Buonasera a tutti, io intanto ringrazio il conduttore, l'amico Luigi Abbate, perché da 25 anni ci lega un'amicizia sana e sincera. Ringrazio anche per l'ospitalità i fratelli Pizzolini, con i quali ho un legame anche quasi familiare con loro. Vengo alla domanda rispondo alla domanda del conduttore. Noi abbiamo ereditato già 3 anni fa una situazione un po' di emergenza a Crispiano, e oggi siamo lieti di iniziare a raccogliere i primi frutti, perché tra tante fatiche non solo la piazza, che è il salotto della città, che da pochi giorni ci è stata consegnata, ma innumerevoli cantieri sono aperti. Abbiamo portato quasi a termine la struttura del centro polivalente. Ricordo a tutti i telespettatori che Crispiano aveva una situazione di emergenza anche per quanto riguarda le scuole. Noi abbiamo messo in sicurezza tutte le scuole, siamo l'unico comune nella provincia di Taranto a poter dire questa cosa, e ne andiamo orgogliosi. Ricordo a chi ci sta guardando da casa che ci siamo candidati e vinto un bando a livello regionale per la riqualificazione delle grotte del Vallone. E per chi non lo sapesse, le grotte del Vallone dopo Matera sono le uniche grotte rupestri nel centro cittadino. Ricordiamo che nel 2019 a Matera potranno arrivare dai 6 agli 8 milioni di turisti, e noi come Crispiano ci prepariamo a un'accoglienza su questo. Sia il sindaco Anna De Marco potranno anche dirci qualcosa in più. Se la nostra città, come dice il nostro sindaco, mi permette di rubare una sua frase, se la capoluogo di provincia Taranto dorme, noi non aspettiamo e andiamo avanti, ci candidiamo a essere capofila per quanto riguarda tutta la provincia, e siamo sicuri di poter fare da capofila e di raggiungere veramente dei successi importanti sia per la cittadinanza ma per tutta la provincia di Taranto. Giancarlo, a che anno di mandato? Ci sono dei rumori, perché questo è en plein air, all'aria aperta. En plein air, bellissimo. Dicevo, questo è il terzo anno. Quindi diciamo, dura 5 anni il primo mandato, gliene facciamo fare un secondo e sono altre 7. Tra 7, perché il terzo mandato non è possibile, ce lo prendiamo a Taranto. Adesso viviamo ora sì, però tra 7 anni noi già, come le liste di attesa, no? Noi ce lo prenotiamo. Certo. Poi se vuole anticipare ben venga, ma Crispiano merita Egidio Ippolito, non lo possiamo toccare. Grazie. E allora passiamo al momento della bici, al presidente dell'associazione Bici Avventura, Alberto Izzo. Parliamo di questi percorsi turistici, percorsi turistici in bici, ecco. E, certamente è un modo anche per insegnare ai più piccoli, insegnare ai più giovani il rispetto della natura, il contatto, la convivenza e la coesistenza con la natura. Sì, ecco, parliamo di queste iniziative, di questi percorsi che state realizzando. Sì, buonasera dottor Abbate e buonasera ai telespettatori. Noi abbiamo iniziato con poche persone circa 4 anni fa a proporre questo territorio delle 100 masserie. Ci abbiamo creduto, perché la chiave di volta, la chiave vincente di tutte queste professionalità messe insieme è il crederci. Ci abbiamo creduto e abbiamo iniziato a realizzare dei tour su misura per il turismo che inizia ad essere fortemente presente nel nostro territorio. È un tipo di turismo silente, non fa rumore, però genera flussi importanti, perché sono persone di un ceto medio-alto, sono turisti internazionali, quindi hanno una buona, ottima capacità di spesa sul territorio,
e loro ci chiedono. L'ultimo tour che abbiamo fatto, per esempio, qualche giorno fa, erano persi dall'ammirare la bellezza dei campi dei nostri papaveri, oppure dall'ammirare i tronchi degli ulivi, quindi i muretti a secco, quindi cose che magari per i nostri occhi potrebbero risultare ormai scontate, un territorio al quale molto spesso si è abituati. Questo stesso territorio noi nelle pause turistiche lo proponiamo ai nostri giovanissimi per abituare, fiori sono anche loro, è un'età dove bisogna far comprendere il senso civico, la pulizia, il piacere di attraversare un territorio che se oggi siamo capaci di lasciarlo curato e pulito, domani lo ritroveremo quindi allo stesso modo e lo potremo proporre anche a gente che viene nel nostro territorio, paga, lascia moneta, genera una economia e quindi si crea un movimento turistico, esatto, si crescono le nuove generazioni e allo stesso tempo si propone un territorio all'altezza. Abbiamo fatto circa più o meno 20 minuti di registrazione, ci dobbiamo un attimino fermare perché abbiamo gli obblighi pubblicitari, al rientro, ripartiamo con il padrone di casa, con Massimo Pizzolei, che è il titolare appunto della ferramenta Pizzolei, che mettendoci a disposizione questa struttura certamente ha voluto contribuire a farci vedere un altro spaccato di Crispiano, proprio a dimostrazione che quando c'è una intersezione, c'è un'azione sinergica coesa tra amministrazione comunale, tra dipendenti, tra associazionismo, tra imprenditoria, il paese cresce nella sua interezza. Un Polifemo interamente dedicato a Crispiano in Fiore, questa bellissima manifestazione che è partita da oggi, parte da oggi 20, 21 e 22 maggio. È il momento, lo dicevo prima del break pubblicitario, di Massimo Pizzolei, è il titolare dell'attività di ferramenta che ci sta ospitando. Dicevo, siamo nella parte retrostante dell'attività, una bellissima struttura, abbiamo riprodotto un angolo di verde. Proprio questi fiori vogliono simboleggiare, ecco, quasi un binomio, no? Tra le attività amministrative e quello che un privato può fare per la propria terra, per la propria città. Allora, buonasera a tutti, volevo ringraziare tutti i presenti e in particolar modo il signor Sindaco per l'opportunità che mi ha dato di poter esporre e di presentare la nostra attività commerciale e nello stesso tempo proporre i nostri prodotti anche nella festa che ci sarà il 20, il 20, la festa in corso, 20, 21, 22, quindi dove proporremo tutto il nostro lavoro, la nostra offerta commerciale che abbiamo e quindi esporre tutti i fiori nell'insieme del discorso della festa, appunto festa in fiore. Signor Pizzoli, vedevo molti fiori, cioè avete riprodotto delle realtà, il modo in cui la natura si è divertita, no? la varietà, la ricchezza di madre natura. Sì, in effetti al momento in cui ci è stato proposto questo discorso qui abbiamo subito, come si vuol dire, preso la palla al balzo e quindi abbiamo proposto, ripeto, tutto quello che noi potevamo esporre, quindi l'abbiamo messo in è un giardinetto proprio bello, poi anche dicevo questa struttura in legno dà un senso di calore, il calore umano, no? Questa è una bella cosa. Bene, riprendiamo il nostro giro e allora Sindaco, lei diceva un vulcano in piena quanto ad iniziative, ma questa sicuramente è l'inizio, si prevede un'estate, una serie di attività, non ci si ferma mai. Diciamo che quest'anno abbiamo un po' anticipato anche le proposte che facciamo ogni estate. Io capisco anche un po' l'emozione di Massimo, no? Massimo Pizzolini, perché è andato molto bene, bene, però è stato così bravo che ha arricchito anche un'iniziativa che in questi giorni farà parlare molto. Difatti la forza di aver fatto questo grandissimo giardino, che adesso
vedete, ne vedete solamente una parte, ma se venite domani, dopodomani, insomma, avrete modo di vederlo in diretta. Tutto questo veramente è un binomio, come dicevi tu giustamente, dottor Abbate, che si sposa benissimo tra chi fisicamente poi fa commercio e chi poi amministra, poi qui insieme si vincono le battaglie. Questa è una bellissima battaglia che stiamo vivendo, perché, come si diceva anche prima, in questo momento drammatico, proporre queste cose qua e avere anche un flusso di gente, che adesso non vedete perché siamo in questo studio realizzato per l'occasione, è motivo di soddisfazione per una comunità come la nostra. Dicevo, tante iniziative, poi la capacità che lei sta dando e la sua amministrazione di sprovincializzare Crispiano e metterla in un circuito. Beh, Davide Bengacci e Rete 4 hanno puntato i fari su Crispiano, e vedere finalmente una realtà, tarantina come Crispiano, che arriva agli onori della cronaca nazionale, e per una volta tanto non sentiamo dire che a Taranto c'è solo l'Ilva, che ci sono i morti, che c'è l'inquinamento. Ci sono queste cose, io l'Ilva la cancellerei, però al di là di questo dico, almeno abbiamo promosso il territorio. E io credo che ciò che è accaduto la settimana scorsa, no, perché uscendo due volte su Rete 4, questa rete Mediaset, dove abbiamo fatto vedere tutte le peculiarità di questo territorio, è motivo di orgoglio di quest'area decretata ad alto rischio ambientale, perché poi tra l'altro dobbiamo fare anche i conti con la realtà, che è totalmente diversa. Però poi quando si ha questa grande forza, e lo diceva anche prima la nostra guida ufficiale Anna De Marco, noi paese Eden, ed è di questi giorni un'altra notizia dove, rientrando in questo progetto grosso europeo che si chiama appunto European Destination of Excellence, questo è l'acronimo di Eden, si rende ancora, è giusto, Anna, ho detto, perché tra l'altro la professoressa parla benissimo l'inglese, no, parla, ma anche io insomma me la cavo abbastanza. Poi io sono dell'idea che contano i fatti. Sì, però no, per dire anche che grazie a Eden, questa realtà che abbiamo vinto a livello europeo, oggi l'ENIT nazionale chiede ai paesi d'Eden di preparare materiale, perché faremo tutte le fiere europee, cioè una realtà del Tarantino, dove si parla solamente della grande industria, inizia a parlare di turismo in tutta Europa. E già che Eden per noi è una piattaforma a Bruxelles, parlare attraverso il Belgio in tutta Europa di una realtà tarantina, insomma, credo che sia un orgoglio per tutta la terra di Taranto. E allora passiamo ad Antonella Miccoli, consigliere comunale delegata al commercio e allo spettacolo. Dicevamo, un'iniziativa Crispiano in Fiore, che certamente è una manifestazione legata all'offerta floreale, ma ha una valenza maggiore, una valenza più ampia. Sì, ha una valenza più alta, perché sappiamo bene la situazione, oltre insomma quella del nostro paese, ma di quello che c'è attorno, quindi ecco, anche per colpa dell'Ilva, se vogliamo dire per colpa dell'Ilva, c'è questa crisi che ormai ci attanaglia un po' tutti, e quindi questa iniziativa può essere un incentivo anche per le attività commerciali che stanno accusando questo colpo, e devo dire con una forte tragicità, e di conseguenza l'obiettivo è proprio quello, intanto far vedere le nostre realtà commerciali, che sono tante qui a Crispiano, e insomma questa è una delle tante belle realtà che abbiamo, e di conseguenza grazie a questo evento siamo riusciti a coinvolgere veramente tutti, dai fioristi in primis, ma ai bar, insomma, se come voi avete modo di vedere anche stasera, abbiamo veramente tanta gente, e di conseguenza è un'ottima vetrina anche per tutte le attività di Crispiano. Noi speriamo che questo flusso di gente lo avremo anche per tutta l'estate, e che Crispiano diventi anche una meta per tutti i cittadini dei paesi limitrofi, compresa anche Taranto, Martina,
per poter venire a trascorrere delle belle serate al fresco, perché qui si sta bene. Abbiamo tante attività che anche durante questo calendario ricco estate crispianese programmeranno delle belle situazioni di musica, insomma intrattenimento, e quindi vi aspettiamo a Crispiano. E allora è il momento di Anna De Marco, guida turistica del comune di Crispiano. La capacità che lei ha come operatrice del settore di far innamorare il visitatore di queste terre e il fascino non solo delle 100 masserie, ma Crispiano c'ha un qualcosa che attira. Beh, io credo che forse uno dei primi compiti, credo, ma forse il compito specifico della guida è quello di saper raccontare. Ecco, il territorio non si spiega. Da quanti anni fa? Beh, io sono impegnata almeno da 25 anni. E com'è nata questa? Sento un accento partenopeo. Allora, le dico, io... Non che vogliamo sapere no, la sua assolutamente, storia, ma non è un problema. Ma perché quando sento Napoli, io adoro Napoli, e quindi... Allora, guardi, io sono di Sorrento e mi sono sempre occupata di turismo. Poi ho sposato un tarantino e quindi sono venuta a Taranto. Quando sono arrivata a Crispiano, io ho incominciato per caso a girare le masserie e le dico in tutta sincerità che è una cosa che mi ha colpito da subito. Quindi è nato questo, perché dico, dalle mie parti ci sono delle cose, quindi vengono promosse una certa, ma qui c'è altro. Quello che, la prima cosa che ho pensato di fare è quello di trasferire quella che era la mia esperienza di persona proveniente da zona turistica, quindi trasferirla in un territorio che dove di turismo ancora non si parlava. Quindi ho iniziato a girare. Io non improvviso mai niente, quindi a rendermi conto effettivamente di quella che era la realtà. E ritengo, l'ho detto anche prima, che questa è una realtà di eccellenza, assolutamente. Le masserie sono una cosa unica. Noi oggi a Crispiano, e questo è riconosciuto dalla Regione Puglia, lo voglio sottolineare, siamo una unicità, perché non c'è un altro comune così piccolo dove insistono 100 masserie. Noi effettivamente a Crispiano abbiamo 100 masserie. Certo, Quindi questo progetto che nasce già 30 anni fa, oggi credo, dopo tanti anni di lavoro, incomincia veramente a vedere veramente un futuro. Abbiamo 320 posti letto, che non è una cosa da poco. E poi dico che noi non siamo un territorio per i grandi flussi turistici, questo mi piace sottolineare. Noi siamo un territorio per turisti che cercano determinate cose. E mi piace anche dire che cercano la serenità, che oggi veramente è diventata un lusso. Sicuramente la possono trovare. Poi fra un po' vi dirò un'iniziativa che sto lanciando, sempre nell'ottica che Taranto non è solo Ilva. Farò venire un fotografo, un amico fotografo da Modena, che ha avuto anche dei riconoscimenti per le sue foto, per riprendere, per fotografare le bellezze del territorio ionico, e lo porteremo anche a Crispiano, ma fra un po' ne parleremo, perché poi parleremo anche di questo legame con Modena, ne parlavamo prima, ma comunque un passo alla volta. E allora, dicevo, Giancarlo Argise, presidente del Consiglio Comunale di Crispiano, queste ricchezze, queste bellezze che ha il territorio di Crispiano, però la capacità dell'amministrazione di renderle visibili, di renderle appetibili, perché avere i gioielli e tenerseli in cassaforte e non renderli appunto... E non rendere la comunità, i turisti, partecipi di queste bellezze è uno spreco. Faccio un esempio. Noi per esempio a Taranto abbiamo le isole Cheradi, San Pietro e San Paolo. L'isola di San Pietro chiaramente è appannaggio della Marina Militare, ci sono le basi e quindi chiaramente ci sono, quindi diciamo è off limits per una questione di sicurezza, tranne no, la stagione balneare, una piccola porzione. Però se io penso per esempio all'isola di San Paolo, dove c'è il fortino napoleonico, dove non si possono tenere delle ricchezze così, tanto più che c'è stata anche la sdemanializzazione e purtroppo il comune non è stato in grado di acquistarla. Cioè, voglio dire, ecco perché io apprezzo invece chi ha delle ricchezze e le sa valorizzare. Io quando parli di Taranto, che è la mia città nativa e anche lavorativa, io mi piange il cuore, perché partendo anche dalle piccole... Una parentesi, giusto per sottolineare la nostra amicizia,
25 anni fa abbiamo rischiato di fare i consiglieri comunali, ecco, ma questa è un'altra storia. Io ci ho impiegato un po' più di anni, però poi ma è tutta un'altra storia. Però la racconterò in un'altra sera. Faremo un polifemo speciale. Saremmo stati eletti, però non lo possiamo dire adesso. Vabbè. Allora, io faccio un piccolo esempio che vale per tutto. Noi a Crispiano abbiamo una raccolta differenziata pari al 70% e puntiamo con un obiettivo ambizioso ad arrivare all'80%. Cosa voglio dire? A Taranto non si è partiti proprio con la raccolta differenziata. La civiltà di un paese, una cultura si misura anche da quello. L'amministrazione comunale di Taranto, ahimè, non è riuscita neanche a imporre determinati comportamenti. Noi a Crispiano siamo partiti dalle scuole, dai bambini. I bambini ci hanno insegnato a noi adulti come si fa la raccolta differenziata. Oggi abbiamo risultati straordinari. L'amministrazione Ippolito ha creduto immediatamente, dopo 3 mesi di insediamento, a levare i cazzonetti, facendo la prima volta. All'inizio abbiamo avuto un po' di disagio, però poi alla fine ci siamo riusciti. Che cosa voglio dire? Il turismo si costruisce passo dopo passo. Mica Anna diceva 30 anni, forse 30 anni fa, io non c'ero a Crispiano, ma 30 anni fa forse si rischiava l'errore marketing da one to one, facevamo la pubblicità però poi non la trovavamo nei supermercati. Noi abbiamo fatto la stessa cosa a Crispiano. Oggi iniziamo a prendere veramente i frutti. Abbiamo un sindaco che è lungimirante anche in alcuni aspetti. Ricordo a tutti che quando il resto della provincia di Taranto si schierava con Lecce per la capitale europea, il nostro sindaco si schierava con Matera e ne ha avuto ragione, perché l'ha detto già anni fa che Matera sarebbe stata capitale della cultura 2019. Lui venendo dall'Afroloco se ne intende. Quindi, se ne intende bene. Quando noi vediamo Taranto che non parte con una città vecchia, con una storia, con il museo più importante del meridione, io 2 domeniche fa sono andato, non ci andavo da oltre 40 anni, ero ragazzino, al Castello Aragonese, ho avuto una visita guidata, qualcosa di straordinario, rivedere quelle cose. Noi dobbiamo credere in una città migliore, Taranto ha tutte le potenzialità, però partire dal Tarantino va fatto veramente mea colpa, cioè il Tarantino si è sempre disinteressato dalla cosa pubblica, oggi il Tarantino deve mettersi in moto. E quindi sperare anche che la prossima amministrazione sia veramente un'amministrazione del fare, perché veramente Taranto ormai con questo fatto che da 10 anni si gestisce il dissesto, cioè non ne possiamo più. Anche noi qui a Crispiano abbiamo trovato una situazione drammatica di conti, però poi ci siamo messi a lavorare, abbiamo fatto le restrizioni, ma i risultati si vedono, che sono anche importanti. Ok, e allora passiamo al momento dell'associazionismo, ad Alberto Izzo, presidente appunto dell'associazione BC Aventura. E allora l'iniziativa, ecco, dicevo, la sinergia, no, tra l'associazionismo e chi amministra, realizzare delle attività sportive, quindi di bici, e mettere a disposizione da parte dell'amministrazione una zona verde, una zona, una pineta, quindi il massimo, no, della possibilità di fare attività sportiva all'aria aperta, col rispetto della natura, ecco il solito discorso dell'educazione civica. Sì, è proprio questo il discorso, perché ognuno di noi da solo riesce a fare ben poco, ma è la sinergia che costruisce dei percorsi vincenti. Abbiamo presentato un po' di tempo fa un progettino alla nostra amministrazione, legato alla possibilità di impiegare un'area che è stata lodevolmente ripulita, una pineta che è stata, diciamo, resa agibile. Noi ci siamo offerti per farla rivivere, quella pineta, praticando all'interno delle attività sportive, ed in cambio vigilarla, tenerla pulita, effettuare una piccola manutenzione. Questo per noi è fondamentale, perché in questo modo possiamo aprirci a delle fasce d'età ancora di più piccolini. Loro sono alle mie spalle, hanno dagli 11 anni in poi, 11, 12, 15. Vorremmo aprirci proprio per intervenire sulle coscienze, sull'educazione in bambini dai 6-7 anni, farli percepire attraverso il meccanismo del gioco quanto è importante, quanto è salutare passare delle giornate, delle ore all'aria aperta in una pineta.
E lodevole anche il comportamento dei soci adulti, dei maggiorenni dell'associazione. Loro sono, ci sono i fiorellini che abbiamo descritto prima, però in mezzo a loro ci sono dei fiorelloni, sono quelli che poi si muovono, e mi piace ringraziarli, perché grazie attraverso la fiducia dei genitori e grazie attraverso l'impegno a titolo esclusivamente gratuito di queste persone che poi si realizzano questi, questi percorsi. Cioè il mondo non lo si cambia a parole, il mondo lo si cambia, sostengo io, quando si incontrano delle persone che hanno le idee chiare, dicevano loro, che non improvvisano, questa è una cosa importantissima, l'assenza di improvvisazione, ogni percorso va studiato, si mettono insieme intorno a un tavolo, intorno a una tazzina di caffè e si costruiscono dei percorsi vincenti, si fa una programmazione, solo così si riuscirà a cercare di cambiare questo, questo futuro. Quindi, ripeto, per noi questa quest'area verde ci darà la possibilità di realizzare cose bellissime. Tra l'altro è un progetto unico nella, nella provincia, questo connubio pubblico-privato, eppure, associazionismo. Eppure, ecco. No, io dico, è una cosa, ci vuole poco per realizzare una cosa del genere. E per altre realtà, in altri comuni, sembra che si stia costruendo chissà che cosa. Quello che fa la differenza, io dico sempre, è la volontà. Certo. È la volontà. Ripeto, cosa ci vuole, ecco, lo dico in generale, no? Per a rendere fruibile un territorio, una pineta, anche dei beni immobili, magari ne abbiamo tanti buttati, e invece un po' di volontà, quello che manca è la volontà. Completiamo questa seconda parte con il padrone di casa, Massimo Pizzolei, che è il titolare appunto della ferramenta Pizzolei che ci sta ospitando. Ecco, dicevo, lei come imprenditore, come privato, che nonostante la crisi, perché purtroppo la crisi è nazionale ed è particolarmente sentita a livello locale, però lei va avanti, ha la capacità di ingegnarsi e di creare una realtà che poi come dire, si sposa perfettamente, no? Con, si interseca con le attività dell'amministrazione. Sì, sì, indubbiamente continuiamo ad andare avanti, anche perché, ripeto, abbiamo l'aiuto, siamo due fratelli e quindi abbiamo l'aiuto anche della nostra famiglia che si a impegna. A gestione familiare. Sì, sì, è a gestione familiare, quindi ci impegniamo tutti insieme a voler portare avanti questa struttura, questo tipo di lavoro. E niente, ripeto, c'è il discorso sicuramente della crisi che c'è, però non possiamo fermarci, dobbiamo continuare ad andare avanti anche per i nostri figli, quindi ci crediamo nel progetto e niente. Visto come è più spedito nel secondo intervento? Eh sì, l'emozione c'è, la prima però volta qui si rompe il ghiaccio. Ci stiamo occupando di Crispiano in Fiore, ma l'iniziativa del 20, 21 e 22 maggio Crispiano in Fiore è un tassello di un puzzle ricchissimo di attività, e parlando di attività, parlando di progetti, Mediterraneo in Tour, sindaco, un'altra perla. Un'altra perla questa ma volta. Ma se le sogna la notte non dorme. Diciamo che in questo progetto noi siamo, partecipiamo, ecco, diciamo che per il nostro contributo però partecipiamo. Il progetto nasce da Made in Taranto, una struttura tarantina che tanto ha fatto anche per la città, ma senza avere mai grosse risposte, però poi è capito che bisognava aprirsi alla provincia, una provincia che si è trovata disponibilissima, difatti oggi possiamo parlare ad altissima voce di questo Mediterraneo Tour, un modo per coinvolgere tutte le forze della provincia di Taranto, dalla città come capoluogo, perché ricordiamo sempre che abbiamo una bellissima città della Magna Grecia che ogni volta che viene visitata dai turisti, specialmente stranieri e specialmente se non sono di Taranto, insomma, si innamorano. Qua bisogna fare un atto coraggioso verso i tarantini che devono amare un po' di più la città. E oggi forse finalmente riusciamo a mettere insieme tante risorse in questa struttura organizzativa dove tutti parlano di turismo, tutte le attività che vogliono entrare in questo grande circuito per iniziare a parlare veramente di turismo. Perché lo ricordiamo a tutti quanti in diretta, Taranto fa 65.000 turisti, visitatori al Castello Aragonese, che tra l'altro è il monumento più visitato in Puglia, certo. Forse molti non lo sanno, ma Taranto
ha questa perla straordinaria che più va più viene conosciuta, perché in effetti poi con lo straordinario ammiraglio Ricci, no? Che è stato un po' l'anima pure di tutto questo, tutto ciò che è accaduto. Curatore del castello. Oggi fanno ancora ulteriori scoperte nelle basi proprie del castello, è ancora sempre più appetibile questa realtà. Una città antica, l'isola famosa, insomma, che è bellissima. Bisogna usare un po' di più, perché in effetti gli stranieri la amano anche, forse bisognerebbe mettere un po' di sicurezza in più, però Mediterranean Tour significa mettere tutte queste risorse e finalmente attraverso le agenzie, attraverso gli yacht, gli infopoint, iniziare a far parlare di Taranto, non quella brutta di cui si è parlato adesso, la grande industria, ma turisticamente, perché tra il mare, la disponibilità, l'ospitalità, l'enogastronomia di Taranto della provincia, noi abbiamo questo piccolo lembo d'Italia dopo il Salento che ormai è prorompente come fenomeno, una Valle d'Itria che a pochi passi e fa numeri da gigante, abbiamo una Matera 2019 di cui lo stesso Presidente del Consiglio diceva che veramente nel 2019 arriveranno 8 milioni di turisti, c'è questo lembo d'Italia che ha bisogno di essere solidificata. Bene, noi ci siamo messi insieme e stiamo solidificando questo popolo tarantino per dire ci siamo anche noi, altrimenti noi rischiamo, se rimaniamo ancora inermi, scusate, ad essere colonizzati dagli altri. Scusate, ma dobbiamo dare un po' d'acqua. Servì un po' d'acqua, non importa, tanto si ecco, va. Ma poi la cosa che mi fa rabbia, no? Io penso, più o meno tutti conosciamo Taranto, no? E via d'Aquino in fondo, proprio alla fine, con via Regina Margherita. Lì ci sono stati riportati alla luce degli scavi archeologici, sono in prossimità di un bar, tenete presente, no? Proprio alla fine, su Piazza Garibaldi. Beh, sono 5 o 6 anni, 7 anni, che sto implorando, dico scusate, ma il comune, la sovrintendente, ma mettiamo un'insegna, una piccola indicazione di cosa c'è lì sotto. Cioè una piccola insegna, ecco, dico alla guida turistica, no? Vengono tanti turisti, guardano, ci vorrebbe tanto ammettere, quanto può costare, ecco, sindaco, lei che amministra, quanto può costare Io credo, permettimi, dottor Abbate, io credo che in questo momento Taranto sta avendo una grande opportunità anche col CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, per la quale anche Crispiano è parte integrante, perché lo diciamo ai telespettatori magari che non sanno di cosa stiamo parlando, nel 1998 un'area a rischio decretata con appunto il decreto ministeriale definì un territorio con 5 comuni, tra cui Taranto, Statte, Montemesolo, Crispiano e Massafra, un'area a rischio ambientale, perché in effetti l'Ilva, oltre a fare i benefici mettendo in sicurezza tante famiglie, però da un'altra parte faceva un danno ambientale che quello che era. Nel 98 veniva decretato quest'area ad alto rischio ambientale. Oggi finalmente lo Stato ha capito che in tutti questi anni c'è stato un beneficio da una parte, perché ha assicurato anche le pensioni che oggi servono per mantenere i figli che non trovano lavoro, e questo è un fatto importante. Ma finalmente c'è anche un ristoro ambientale. Taranto in questo momento sta avendo un'occasione unica, perché sono stati stanziati quasi 825 milioni di euro per un polo turistico all'interno dell'Arsenale, un rifacimento anche della città vecchia, una zona dei tamburi che sta avendo la possibilità di rivedere tutte le scuole rifatte con tutti i giardini e quant'altro. Finalmente un porto che è un porto di quest'epoca, un porto che deve iniziare a ospitare anche le crociere, che è un bene per la città e non solamente per la città. Sentendo anche i giornali nei giorni scorsi si parlava di questa compagnia maltese che finalmente porterà le prime 7 crociere a Taranto. E io vi dico, io che sono uno dei detenti lavori, vi dico anche che l'Enit tedesca, un certo Karl, adesso mi sfugge il cognome, che viene qui a Taranto, dice certo qua ormai tutta la zona del Maghreb è un pericolo. I tedeschi hanno necessità di avere approdi di croceristici solamente in zone sicure. Taranto è una di quelle città che nel prossimo futuro può avere anche molte crociere. E se a Taranto arrivano le crociere, e io credo che se partono le crociere, sono fiducioso che partirà anche l'aeroporto. È proprio un chiaro. È l'exploit di questa terra, certo, che è veramente ha tante, tante potenzialità. E forse, dottor Abbate, è il momento che cambi proprio il volto di questa straordinaria terra di Taranto. Ma lo dico ai tarantini, bisogna amare più la città, perché noi in provincia
l'amiamo. E lo dimostrate. E lo dimostriamo. Io dico sempre agricoltura, mare, turismo, esatto, questa è la vera, esatto, vocazione, bravo, di Taranto. Non, il resto significa aver violentato l'essenza. E allora, Antonella Miccoli, ecco, parliamo in... Lei opera nel commercio. Certo. È anche delegata agli spettacoli, ma vediamo proprio le ricadute, no, in termini di crescita del commercio che può avere un territorio ridente dal punto di vista proprio dell'offerta turistica, perché poi parliamoci chiaro, nel momento in cui un territorio è appetibile, viene il turista gira la città, visita, va a fare shopping, ci sono le strutture ricettive che lo accolgono, è tutto un circuito. Sì, in effetti proprio, ecco, per tutto quello che accadrà, e speriamo che, insomma, quanto prima, portare i croceristi qui a Crispiano può essere un grande incentivo anche per le attività. Tant'è vero che come delegata al commercio ho voluto coinvolgere tutta l'amministrazione, dando la possibilità a chi, tutti coloro che hanno voglia di aprire una nuova attività, sia i giovani ma anche chi ha già un'attività anche magari fuori Crispiano, noi li accoglieremo dandogli la possibilità di pagare, di avere degli incentivi, diciamo degli aiuti, ecco, da parte dell'amministrazione, proprio per riempire di nuovo i nostri centri che ormai purtroppo si sono svuotati grazie anche ai centri commerciali. Però io ritengo, essendo anche un'operatrice del settore, essendo avendo anch'io un'attività, mi rendo conto che il servizio che il piccolo operatore può dare, il piccolo commerciante può dare, questo certamente nei grandi centri non lo si ha, e quindi dobbiamo incentivare e dobbiamo prepararci per il turismo. E noi qui a Crispiano in effetti lo stiamo già facendo. E io mi vorrei, mi scusi, prego, signor Luigi, prego, mi vorrei ricollegare comunque a queste serate, perché grazie anche all'Arca Promoter, ecco, anche questo può essere un modo di parlare di commercio. Abbiamo cercato proprio di ricollegare tutte le strade del paese, anche vicino ad attività come bar, ristoranti, collegandoli appunto con queste associazioni che ci hanno portato il mercatino della creatività. Quindi all'interno, se insomma decidete di venirci a trovare, sulla parte del Ponte Falcone avrete la possibilità di trovare circa una sessantina di stand di artigiani, sia dei vecchi mestieri ma anche dei nuovi, e magari vedere, insomma, ripercorrere un po' anche tutto quello che è stato fatto nel tempo addietro e tutto, okay, quello che c'è. Anna De Marco, guida turistica del comune di Crispiano. Ritorniamo su questi percorsi, parliamo di qualche percorso particolare, di qualche percorso che esula dall'ordinario. Allora, noi abbiamo... O anche, ecco, forse perché bene o male uno dice, ma questi sono i percorsi, certo, ma in che modo lei si ingegna, no? Proprio per rendere, come dire, sempre più nuova l'offerta turistica. Allora, partiamo dal presupposto che, insomma, come consorzio, come Centro Masseria in Tour, cioè, voglio dire, noi abbiamo ideato una serie di percorsi turistici tematici. Naturalmente va detto che il percorso Masserie, che è un po' l'evoluzione della civiltà contadina, ha già una sua particolarità, perché si passa da una masseria all'altra. Noi di solito nei scursi mettiamo 5 masserie, se si fa il tour per esempio di una giornata riusciamo a inserire 5 masserie. La particolarità sta nel passare da una masseria all'altra senza mai vedere la stessa cosa. E quanto può durare l'intero percorso? Dipende dai nostri interlocutori, dai turisti che ci chiamano. C'è chi vuole fare il percorso di 2 ore, chi di 3 ore, chi di mezza giornata, chi della giornata intera. Una delle cose. Si stanca, Beh, noi abbiamo poi anche delle pause. Una delle cose che stiamo mettendo a punto e che abbiamo compreso
riesce molto bene è quello che durante il passaggio da una masseria all'altra si possono fare delle degustazioni itineranti. Ah. Che cosa vuol dire? Che se io sto visitando una masseria che mi produce vino, ovviamente in quella masseria io farò la degustazione del vino. Se poi passo da una masseria dove viene prodotto una certa tipologia di grano, è chiaro che lì poi andremo ad assaggiare la focaccia. E vi posso assicurare che questo modo di fare turismo, quindi di passare da un'azienda all'altra senza, ripeto, mai vedere la stessa cosa, perché ogni azienda poi ha una sua caratteristica, tipologia, una sua storia, una sua tipologia, quindi diciamo diventa sempre più interessante. Aggiungere poi a questo la degustazione itinerante è quello che poi fa, il valore aggiunto, la differenza, esatto, il valore aggiunto delle nostre visite guidate. Ora, facendo riferimento al signor Sindaco che parlava anche di Mediterraneo Tour, che promuove i nostri percorsi turistici, vorrei anche aggiungere che oltre Mediterraneo Tour c'è anche una piattaforma di Milano che si sta interessando al nostro territorio, si chiama Piglia la Puglia, quindi anche lì si andranno a promuovere prodotti, percorsi, quindi noi siamo in un circuito nazionale ed internazionale, visto che siamo anche Eden, quindi il mio invito è intanto a chi vive il territorio di sentire di più il senso di appartenenza, perché nel momento in cui uno sente il senso di appartenenza riesce a trasmettere entusiasmo, quindi l'entusiasmo è quello che muove. Io dico che oggi l'entusiasmo è il motore. La passione muovono il mondo. Giancarlo Argese, stiamo parlando di turismo, ma questa amministrazione ha anche un cuore grande, perché Crispiano è il 14° comune in Puglia, è uno dei 14 comuni della Puglia su 258, che ha creato una anagrafe per la donazione degli organi. Ecco, mi veniva in mente, stiamo parlando di bellezze naturali, ma anche l'aspetto sociale. È una battaglia di civiltà, quella per far sì che ci sia appunto un'anagrafe dove il cittadino dichiara che nell'eventualità in cui ci fosse la necessità la possibilità del prelievo degli organi, lui già in vita, nel pieno delle proprie facoltà mentali, esprime il suo sì. Io sono un donatore di organi, per esempio. Il 6 maggio scorso Crispiano ha scritto una pagina importante della sua storia, l'intera cittadinanza, l'intero consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione, all'unanimità ha deliberato in consiglio una delibera che ha fatto parlare l'intera Italia, anche le testate giornalistiche italiane hanno trattato. In poche parole, il cittadino di Crispiano, a partire dal lunedì 9 maggio, recandosi presso l'ufficio anagrafe del comune, nel richiedere una nuova carta d'identità o nel rilascio o un rinnovo di una carta d'identità, può dare una dichiarazione di volontà alla donazione degli organi o al diniego della donazione degli organi. Durante questo consiglio abbiamo avuto anche delle testimonianze toccanti, tra le quali anche quella del nostro sindaco, che è un trapiantato, come molti di noi tutti sappiamo, e oltre a rappresentanti della sanità regionale proveniente dal Policlinico di Bari, dall'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, che ci hanno illustrato le modalità, ahimè, quando c'è una scelta da fare. Noi con questo atto abbiamo, in un atto amministrativo, abbiamo dato la facoltà al cittadino di Crispiano di poter dare una scelta quando è nelle pieno delle facoltà mentali, perché lasciare la scelta invece a chi, un parente stretto, a un familiare, un tutore, è una scelta difficile. Con questa cosa invece, con questa delibera, cerchiamo di dare veramente di metterci la mano sulla coscienza già quando si è in vita, perché salvare attraverso la donazione degli organi altre vite è un gesto d'amore. Quindi Crispiano ha voluto essere protagonista, il secondo comune nella provincia di Taranto dopo Sava, il 14° in Puglia, e ancora sono qualche centinaio in Italia su 8.000 comuni. Ritorniamo sulla via maestra della nostra puntata. Abbiamo
è il bello della giovane età, vedete, ci sono questi ragazzi dell'associazione Bici Avventura, beh, si sta parlando, non è un argomento o l'altro, la loro giovane età spesso li fa chiacchierare, li fa sorridere, ma questa è la spontaneità, no sindaco, la bellezza. Beh, bellezza della, ecco, perché se non si ride a quest'età si è vecchi prima di nascere, diciamo così per non arrabbiarci, va, diciamo così, andiamo avanti, scherzo naturalmente. Tornando indietro, io da piccolo avrei preferito essere più bambino e meno vecchio, ma faccio autocritica. Andiamo avanti. E allora ritorniamo da Alberto Izzo. Alberto Izzo, parlando di questi percorsi in bici, cosa state organizzando? Le prossime tappe, i prossimi programmi? Allora, Poi è facile educare dei birbantelli, perché mica è semplice. Bisogna avere tanta pazienza. Io non ne avrei proprio. Lo dico però, lei, grazie a Dio. Diciamola tutta, stasera si sono in un clima di gioia, di festa, quindi è anche giusto che qualche sorriso, però posso assicurare che nel momento in cui si pedala e le percorrenze di questi ragazzi sono incominciate ad essere davvero impegnative, sono bambini che a 11 anni si fanno tranquillamente 70, 80, 90 km di bicicletta con salite, sole, sete, quindi insomma sono degli ometti per questo aspetto. Poi sono anche abbastanza diligenti perché comunque comprendono il pericolo che c'è sulle strade. Proprio per questo noi abbiamo messo in piedi, perché fa parte anche questo di saper educare i giovani a delle dinamiche e a delle coscienze ecosostenibili. Abbiamo messo in piedi delle giornate dove non tutte le nostre uscite sono in bici, sono anche intorno a delle diapositive, perché facciamo un attimino il punto della situazione anche da un punto di vista di scuola. Insegniamo quali sono i maggiori pericoli che loro possono incontrare per strada, come prevenirli, come evitarli. Facciamo delle nozioni di pronto soccorso, perché loro devono sapere come intervenire qualora si presenti un problema, un disagio. Diciamo tutto sommato, nel complesso sono abbastanza soddisfatto e ringrazio i genitori soprattutto della fiducia che riversano nei confronti di noi adulti. Questa è una cosa che ci fa onore ed è molto importante. Tappe prossime e future noi non ne abbiamo con i turisti, perché noi siamo pronti H24 ad accogliere il turista. Nel dettaglio funziona così: veniamo contattati dalla struttura, dall'agenzia o direttamente, come è successo qualche mese fa, dal tour operator internazionale. Chiediamo quali sono le loro esigenze, per cui il tour in bicicletta nel territorio delle 100 masserie è espressamente ritagliato su quello che vogliono loro, anche inteso alle come esigenze proprio. Esatto, nella struttura coefficiente noi ci proponiamo con un briefing il giorno prima, dove andiamo a valutare direttamente come loro intendono affrontare questa pedalata. Ci sono persone che lo vogliono fare per un'oretta, persone che invece ci chiedono di pedalare per un'intera mezza giornata. Quindi insomma ritagliamo su misura. No, bisogna fare necessariamente in questo modo, perché il turista va coccolato, non ci si può presentare con un prodotto blindato, con dei paletti, perché altrimenti già siamo in una terra tra virgolette ostile, se poi ci andiamo a fare anche i preziosi difficilmente vedremo qualche turista. Completiamo questa terza parte con Massimo Pizzolei. Lei è il titolare della ferramenta Pizzolei, di questa attività. Certamente questi giorni di festa, chiamiamoli così, per Crispiano in Fiore, ma in generale altre iniziative, lo dicevo prima con Antonella Miccoli, certamente aiutano anche il commercio, perché promuovono il territorio. Sicuramente, noi proprio per questo abbiamo accettato subito, quando ci è stato esposto il problema, di voler partecipare a questa manifestazione, quindi ci abbiamo creduto subito e abbiamo accettato.
proprio in virtù del fatto di voler promuovere sicuramente le iniziative del comune e della struttura, quindi, e nello stesso tempo voler portare, ripeto, avanti un discorso nostro di ditta, e nello stesso tempo voler esporre tutti i nostri prodotti con queste manifestazioni. Ho 2 minuti a testa e poi dicevo il gran saluto. Intanto, Sindaco, dicevo, io lancerò con Polifemo un'iniziativa per i primi di agosto per Fai Splendere Taranto, per promuovere l'immagine di Taranto. Ho un amico fotografo, viene da Modena, Angelo Nacchio, ha avuto dei riconoscimenti anche da TG2 Turismo per le sue foto. Ho detto: vieni a Taranto e devi cercare, ecco, di, come tua capacità, di far splendere il nostro territorio. Lei ha visto le sue foto, io ho detto: beh, lo dobbiamo portare in tanti comuni dell'area ionica e lo dobbiamo portare a Crispiano. È un modo per promuovere il nostro territorio, perché lo dico sempre: basta con questa storia delle disgrazie che abbiamo. Ce le abbiamo, ce le teniamo, ma le dobbiamo superare. Io voglio fare un riferimento, dottor Abate. Nel lontano 1999, sì, 18 anni fa in pratica, 17 anni fa, quando per la prima volta abbiamo ammiccato, noi eravamo alla ricerca di nuovi partner per fare un carnevale estivo. Sì. Allora c'era un concorso nazionale, si chiama Maschera d'Argento, ad Abano Terme, dove si radunavano tutte le maschere più importanti, maschere importanti d'Italia. Gli unici del sud eravamo noi di Crispiano, perché eravamo alla ricerca di nuove collaborazioni, nuovi partner. Allora io umilmente, da un buon meridionale, tra l'altro con un carnevale tra virgolette un po' povero, anche se il nostro carnevale del 1967, insomma antico, mi approcciai ai veneziani dicendo: non è che voi vorreste venire al nostro carnevale estivo? E loro, di tutto di un botto, d'emblée, come si dice in francese, dissero: va bene, ma non possiamo venire, voi rubate, sappiamo che le strade non sono tranquille. Brutto. E allora è una cosa bruttissima, che lo dico adesso con un pizzico di ironia. Dissi: guardate, proviamo, cioè non è che tutti siamo ladri, per forza. Ci sono anche delle persone garbate. Loro sono arrivate, queste persone, le abbiamo portate qui, i veneziani, volendo il carnevale per eccellenza, per antonomasia del mondo. Oggi, dopo 18 anni, noi abbiamo difficoltà a capire quanta gente bisogna portare, perché vogliono venire tutti quanti in Puglia, perché amano l'ospitalità, hanno capito che siamo quelle persone invece che in realtà ci facciamo conoscere da tutti in maniera positiva, e poi piace anche l'ambiente, che è l'ambiente che riconosce. Dobbiamo promuovere il nostro territorio, perché proprio questo amico mi diceva: voi avete un mare splendido. Dice: noi in Romagna, e parliamoci chiaro, lì c'è la mucillagine, però sentiamo parlare Rimini, Riccione, no? Tutto il rispetto, perché la destagionalizzazione ce l'è giusto, ma perché davanti al nostro mare cristallino noi dobbiamo tenerci le bellezze nascoste, dobbiamo promuovere, dobbiamo valorizzare. E Sindaco, l'occasione per... Vabbè, poi ci saluteremo alla fine, perché veramente Crispiano è Crispiano, come Sanremo è Sanremo. E allora, manco fa la posta. I fiori. Con l'ambiente che ha creato Pizzolei qua. E chissà fare qualcosa con la città dei fiori di Sanremo. La sto buttando qui. Mai dire mai. La sto buttando qui. Noi siamo un po' pazzi chissà. Come popolo. E allora, Antonella Miccoli, sì. 2 minuti le riflessioni di questa iniziativa. Bene, io sono certa che queste 3 giornate veramente saranno bellissime per noi, in primis che abbiamo voluto questa manifestazione, ma anche per i nostri cittadini di Crispiano, ma anche per i nostri visitatori. Quindi sicuramente ripeteremo, questa è la prima edizione, ripeteremo sicuramente per l'anno prossimo, ma io vorrei ricordare, Luigi, un appuntamento che ritorna alla grande, il nostro carnevale estivo che si terrà a luglio. E quindi io notavo prima il nostro sindaco che guardava i fiori, e siccome lui, ecco, molti non lo sanno, ma è l'anima dei vestiti, dei gruppi mascherati di Crispiano. Allora lui crea, oltre a fare il sindaco,
lui crea degli abiti bellissimi che in queste serate oltretutto sfileranno per noi. E quindi voglio invitare tutti quanti a ritornare poi per l'estate. L'estate è lunga. L'estate è lunghissima, qui a Crispiano è lunghissima, okay. E quindi insomma vi aspettiamo. E allora Anna De Marco, lei si sta preparando, in questi giorni avrà da fare. Ma noi abbiamo sempre da fare, no, questo ci fa piacere. Particolarmente no, la particolarmente, sua lavoro sarà ancora più intenso, ma tanto intenso quanto gratificante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi ci sono già, ripeto, dei gruppi prenotati, quindi ci sarà movimento. Quindi è in paese con questa kermesse straordinaria, ma voglio dire anche intorno. La maggior parte dei turisti, andando un po' a volerli localizzare, tra virgolette, da dove vengono soprattutto? Vengono un po' da tutte le parti, devo dire. In questo momento maggiormente Puglia, ma questo è anche il momento degli stranieri, perché gli stranieri arrivano nel nostro territorio maggio, massimo metà giugno, e poi riprendono a settembre. Luglio e agosto sono mesi che sono un po' più, però fa troppo caldo, per cui. Quindi mesi importanti per noi sono sicuramente marzo, aprile e maggio, e poi settembre e ottobre sono meno caldi. Meno caldi, ecco, quindi. Mentre siamo qui in trasmissione si sentono rumori, musica, ma proprio no, lo dicevo proprio per rispetto degli amici da casa, altrimenti dicono che si sentono la musica. No, proprio, e noi siamo live. Quando uno è live, è live, il vero live, ci siamo capiti. Giancarlo Argese, ti vedevo, ci diamo del tu perché siamo amici abbastanza, diceva stasera mi mantengo, dovrei dire tante cose, anche qualcuna più bruttina, non con riferimento a Crispiano, ma voi siete un'amministrazione che fa. Ma questa sera noi mi sento. Però stasera dobbiamo essere buoni. Sì, ma io mi sento di dire che questa sera abbiamo tracciato noi un ponte emotivo da Crispiano a Taranto. E quando si traccia un ponte, il ponte può essere percorso in entrambe le direzioni. Quindi noi l'abbiamo tracciato, lo percorriamo, ma ci aspettiamo grandi flussi di tarantini che vengono qui da noi a Crispiano per vedere quello che siamo stati capaci di fare, e vogliamo riportare questa esperienza nella grande città di Taranto, perché non merita la posizione di vederla solo la classifica sulle 24 ore negli ultimi posti. È deprimente. E noi come tarantini vogliamo che realmente ci dobbiamo stringere insieme, e noi come piccolo comune vogliamo essere trainanti di questa grande città che è Taranto. Ok, allora Alberto Izzo, qualche appuntamento. Rapidissimo, l'impegno che ci prendiamo è di far conoscere Crispiano, il territorio delle 100 masserie, ai crispianesi e alla gente della città di Taranto, proprio perché è impensabile proporla al turismo internazionale, poi finisce che noi per primi non la conosciamo. Quindi vi aspettiamo tutti i sabati mattina al bar Coffee Break. Le attività, sottolineo, che sono rigorosamente gratuite, basta avere una bicicletta e aver tanta voglia di pedalare, sorridere e stare insieme a tanta altra gente. Giusto per sdrammatizzare, Izzo, io non vado in bicicletta, dunque, ho 43 anni, da almeno un 25-28, potrei avere possibilità di... Va bene così, cerchiamo proprio queste persone. Dovrei essere proprio... Cerchiamo proprio queste persone. Riabilitato alla bicicletta. Piano piano l'impegno nostro è di riabilitarle. Verrò eventualmente, anche perché... E noi saremo a disposizione. Sono legato a Crispiano perché ho la dietologa, la dottoressa Evangelista, che mi ha fatto perdere in 10 mesi 22 kg. Ottimo. Poi magari, ora li ho riacquistati, e vabbè. Poi magari Izzo potrebbe... Ecco, potrebbe proprio mantenermi, no, a regime, attraverso un'attività fisica costante nel tempo. Con immenso piacere, vi aspettiamo. Mi sa che sono promesse di marinaioli. Le conclusioni, Massimo Pizzolei, intanto il nostro ringraziamento per averci ospitato qui. Certamente uno sforzo da parte vostra, ma si vede... per come avete allestito, adibito, una grande passione. Sì, sicuramente sì. Ripeto, è una passione di tanti anni e, ripeto, con l'aiuto dei miei familiari siamo riusciti a portare avanti il discorso. Da solo non ce l'avrei fatta. E quindi ringrazio tutti e auguro una buona serata. Sindaco, è il momento dei saluti, e allora...
20, 21 e 22 maggio, stasera, Crispiano in Fiore. Stasera stiamo andando in diretta, pertanto da Delta TV vi diamo questo invito ufficiale, venite a Crispiano domani e dopodomani, avrete modo di vedere tante cose anche dal mattino, perché tanti fiori, ci sono flower design, questo termine inglese che dice ci sono artisti dei fiori con consorzi di fiori, fioristi di Martina, ma sono arrivati vivaisti da ogni parte di Puglia. Guardate che domani e dopodomani, ma anche stasera, si può vedere il Guinness World Record con la stecca di cioccolato più grande del mondo. E addio Curta. A cura del Dal Dulce di Noci. Abbiamo montato nella piazza centrale, qua stiamo in una parte lontana, ma parte dell'integrante del circuito, di 11 trulli, e all'interno di questi trulli potete vedere questa stecca di cioccolato, ripeto, grazie anche alla Dulciar di Noci che ha scelto Crispiano per fare questo Guinness World Record per il cioccolato. Vada, dottore Dall'Abate. Di tutto, di più. E allora ringraziamo il sindaco. Giustamente, le biciclette. Ricordava giustamente Alberto Izzo, no? Allora, in un'altra parte di questo circuito ci saranno anche delle biciclette importanti, perché c'è un museo dei mestieri in bicicletta di San Giorgio Ionico, una bellissima realtà, purtroppo è una città non turistica, pertanto non tanto visitata, però noi abbiamo portato a Crispiano, su questo circuito che poi avete modo di vedere domani e dopodomani, e vedete 15 biciclette che venivano utilizzate per i mestieri. Per dirvi, un prete che portava in giro un vero e proprio apparato per poter fare le messe nelle campagne. Addirittura. È una cosa bellissima, venite a Crispiano, e poi le altre cose, la Calappia Cani, il Pollivendolo, gli antichi mestieri, tutti in bicicletta. Dottor Abate, una cosa bellissima da vedere, adesso a Crispiano, ma poi anche a San Giorgio Ionico. Bene, è tutto.